noi crediamo fondamentalmente che la possibilità di poter affrontare la crisi sia la possibilità che adesso noi indichiamo proprio dimensioni creative attuali, non possono accendere tutto sulla persona. Pensavo di trovarmi in una situazione abbastanza strana, non che sappiamo gli effetti, non che sappiamo di rapporti umani. Invece mi sono reso conto che il nostro intervento si sta diventando, si sta comprendendo come tante trasformazioni che non sono state trasformazioni forse sono dovute proprio all'assenza di questa risorsa umana creativa che viene completamente sottovalutata. Io credo che sia la parte importante, la parte da valorizzare, la parte che ci può permettere di uscire. C'è molto di quello che io nella mia relazione propongo. Poi c'è moltissimo, per esempio, la paura della crisi, la paura del futuro, al di là dei parametri numerici, al di là appunto delle singole strategie. Sento che ci sta un'attenzione, si comincia forse a capire che forse l'unica strada che manca è che quella che ci può permettere di uscire è proprio valorizzare di più le parti vive e creative della nostra che è anche chiaramente la materialità, la razionalità, l'economia, però l'uomo è l'attività, l'uomo è creatività, l'uomo è possibilità di cambiamento. Se noi troviamo questo, forse possiamo trovare quel cambiamento che oggi non si riesce a vedere. Perché le uniche leggi economiche e sociali non ci stanno per questo bisogna trovare e credo che siamo questa la strada che non si viene sempre